Qual è l'impatto dell'inquinamento atmosferico e delle variazioni climatiche sul corpo umano? Ne abbiamo parlato con il professor Gennaro D'Amato in occasione del congresso ERS. Professore, allora, qual è questo impatto? Come si manifesta sul corpo umano? Ecco, io partirei da questo che lei ha detto, lo studio da anni, però è la prima volta francamente che vedo un simposio in plenary session, vedere tante persone che hanno seguito i nostri lavori. E parlavamo di inquinamento atmosferico e quindi era piena l'aula e c'è stato anche una standing ovation, la qualcosa, non mi dispiace. Praticamente noi diciamo che le patologie respiratorie, soprattutto quelle croniche, quelle ostruttive, e quindi mi riferisco soprattutto all'asma, mi riferisco alla BPCO, alla broncopneumopatia cronica ostruttiva, è dimostrato che peggiorano soprattutto nelle città con elevato inquinamento atmosferico, oltre che nei fumatori, però è tutto un altro discorso quello dell'indoor. Noi oggi abbiamo parlato dell'esterno, quindi degli inquinanti degli ambienti urbani, che sono soprattutto il particolato non soltanto il PM10 che è globalmente considerato, ma anche il micropartico. Il PM2,5 e via dicendo, che è quello che è in grado di penetrare in profondità nelle vie aeree con l'aria inalata. Ebbene, ci sono osservazioni pubblicate scientificamente e quindi validate che non soltanto peggiora la componente asmatica, ma è in grado di stimolarne l'insorgenza in soggetti sensibilizzati. Quindi è un fattore di incremento della patologia asmatica. Professore, ma come agisce? Cioè, nel senso, si deposita a livello bronchiale? Com'è il funzionamento? Esatto. Proprio così, si deposita a livello delle vie aeree e agisce soprattutto sulla clearance mucociliare e sugli organi che sono preposti alla difesa dell'organismo. Se un soggetto già ha una problema infiammatorio, soprattutto per esempio un bambino asmatico o un adulto fumatore, ha una riduzione dei meccanismi di difesa appunto in questo contesto e quindi peggiora perché aumenta la permeabilità dell'epitelio, delle mucose, delle vie aeree e poi questi penetrano in profondità e vanno anche nel circolo sanguigno. Infatti ci sono dimostrazioni anche qui validate che possono essere un fattore di peggioramento della patologia cardiovascolare. Al di là delle componenti però delle polveri ci sono anche quelli dei gas, in particolare l'ozono, e l'ozono, ahimè, viene soprattutto quando sono belle giornate, soprattutto nell'area mediterranea, perché i raggi ultravioletti ne formano tantissimo di questo inquinante gassoso, a partire dall'NO2, che è il biossido di azoto prodotto dai veicoli. Quindi le belle giornate portano, che cosa? Alla formazione di ozono, che è un pro-infiammatorio per il naso e per i bronchi. E cosa dovremmo fare? Dovremmo uscire tutti con le mascherine a questo punto? Beh, diciamo che dovremmo, io dico gutta cavat lapidem, dovremmo cercare di sensibilizzare moltissimo i politici e gli amministratori locali che almeno vengano attivate le misure che già ci sono per ridurre l'inquinamento. Non bisogna assolutamente darsi per vinti, se non ci sono le centraline che funzionano bisogna appunto denunziarlo, bisogna essere presenti come cittadini, come medici, ma anche appunto come padri e come genitori appunto di bambini che comunque inalano e che stanno purtroppo peggiorando con le mucositi e con le forme asmatiche. Senta professore, però stando così la situazione, come si può agire invece per gestire queste problematiche a livello farmacologico? Come vengono gestiti questi pazienti? Ecco, beh, diciamo che in questo campo effettivamente la farmacologia ci sta dando una grossa mano perché riusciamo ad avere, soprattutto negli ultimi anni, prodotti antinfiammatori che sono estremamente utili. Però attenzione, quando poi si è sviluppato un asma, quando si è sviluppata una broncopneumopatia cronica ostruttiva, si tratta di processi cronici e quindi anche l'approccio farmacologico deve essere continuato. Al di là della prevenzione che è possibile farla, per esempio suggerire alle persone di evitare l'inalazione di profumi, di stare vicino a fumatori, di evitare di fare jogging in zone inquinate, quindi diciamo tra la prevenzione e l'uso corretto della terapia farmacologica continuativa, magari con step up, step down, nel senso aumentando o riducendo le dosi a seconda dei fattori trigger, a seconda dei fattori della presenza di fattori scatenanti, si riescono a ottenere ottimi risultati.